Ciao, sono Maurizio Toia di Evocasa, seconda breve videopillola per chi si affaccia al mercato immobiliare. Se il video ti sembra interessante, ricordati di mettere mi piace o di iscriverti al nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook. Partiamo. Come funziona un agente immobiliare? Basato su esperienze quotidiane di lavoro. Noi ci occupiamo di fare incontrare la domanda e l'offerta. Quando riusciamo a mettere in contatto, a mettere d'accordo il venditore di una casa con una persona che vuole comprare quella casa, abbiamo ottenuto il nostro scopo e veniamo pagati. Già da questo è evidente che tu e l'agente immobiliare avete lo stesso obiettivo, trovarti la casa giusta se stai comprando. Trovare il cliente per casa tua se stai vendendo casa. Semplice, no? Sì, ma a volte succedono comunque dei fraintendimenti, delle incomprensioni. Magari hai visto una casa, hai detto all'agente immobiliare che ti piace, hai richiamato la settimana dopo e la casa era in trattativa o addirittura venduta, senza nemmeno avvisarti. Vediamo di capire meglio come funzionano le cose. Per bloccare una casa c'è sempre bisogno di un contratto e di un assegno di caparra. Se non hai firmato niente e non hai lasciato un assegno, stai tranquillo che la casa non l'hai fermata. E no, dire all'agente immobiliare mi raccomando non me la venda non vale come contratto, non ti fa bloccare la casa. Quindi, quando una casa ti interessa, puoi fermarti in ufficio con l'agente, fargli tutte le domande del caso sulla regolarità della casa, sulle spese condominiali, i tempi di consegna, eventuali ipoteche, le spese per comprare, eccetera, eccetera. E poi procedere con la proposta d'acquisto e relativa caparra. In questo modo, se il proprietario valuterà che la tua proposta è interessante, la firmerà, a quel punto avrai bloccato la casa. Da lì inizia l'iter per arrivare al rogito, quindi se devi fare il mutuo ti metterà in contatto con la tua banca per farla chiamare dall'agente immobiliare, che nel frattempo inizierà a registrare la proposta, a mandare i documenti al notaio, eccetera, eccetera, eccetera. Come sempre, siamo a disposizione se vuoi passarci a trovare a Busto o a Magnago per qualsiasi informazione. Alla prossima, ciao!